Simone Bianchi, allenatore della squadra di Serie C, un impegno importante anche perché poi la Serie C fa maturare le squadre per i ragazzi per la Serie B2. Sì, hai detto bene te, come è successo anche l'anno passato, insomma la squadra della Serie C deve essere un gruppo funzionale a quello che poi sarà il contesto della prima squadra e quest'anno si appresta ad affrontare il campionato di B2 nazionale. Campionato A e campionato di Serie C. Beh, quest'anno è un po' diverso perché saranno 15 squadre, i gironi della Toscana saranno 2 e non più 3, di conseguenza saranno 2 gironi da 15 squadre l'uno. È previsto anche 2 turni infrasettimanali e quindi è un contesto un po' più lungo di quello dello scorso anno. Con quali aspirazioni? Ma sicuramente quello di fare un buon campionato da un punto di vista di maturazione delle atlete e cercare di fornire il prima possibile un valido ricambio alla prima squadra.